inizierei subito con i ringraziamenti, Salvatore di Capodarco Stingo che ci ospita sempre in questi bellissimi eventi e il Presidente Mario De Luca che ci ha coinvolto diciamo, in questo progetto come Comune di Grottaferrata. Io parlo a nome del Sindaco come delegato, sono un cittadino dove appunto il Sindaco con la Giunta ha delegato me ed altre persone in vari aspetti, in particolare il PEBA. Io anche con la passata amministrazione ho lavorato su questo progetto sul territorio, non diciamo riscontrando molte difficoltà, proprio perché il territorio già in particolare dei Castelli Romani, quindi siamo in collina, facciamo parte di una comunità montana, quindi già il territorio di per sé non si presta molto, a differenza di molti comuni magari stanno vicino al mare, eccetera. Quindi abbiamo già naturalmente molte barriere architettoniche e abbiamo i centri storici conformati in una certa maniera che non è facile creare il parcheggio, un parcheggio per i pullman, abbiamo diversi problemi. Oltre a questo, diciamo, è stato presentato un progetto su tutto il territorio del PEBA che non sarà facile realizzare, poi in continua evoluzione perché sapete che cambiano continuamente, no, le normative, il discorso dei parchi, le altezze e tutte queste cose qui. Lavorare in collaborazione con questa idea dell'asse turismo per tutti, dei percorsi accessibili, e la cosa che ci è piaciuta molto quando il Presidente ci siamo già incontrati e abbiamo parlato è stata quella dell'accessibilità in autonomia. Per noi è stata quasi una cosa nuova, quindi prima portavo un esempio, no? Che a volte sono delle attività, dice, se viene una persona gli diamo una mano noi, cioè qui siamo ancora a livelli non so come definirli, insomma, ecco. Questo perché? Perché oggi bisogna creare, e se ci riusciamo nel nostro comune, e farlo rientrare in una mappa dei comuni dell'accoglienza accessibile in autonomia, questa è una cosa importantissima, cioè una persona può venire tranquillamente a Grottaferrata, sa dove poter condividere con la sua famiglia un pasto, dove fare una passeggiata, un percorso, dove poter andare senza chiedere o magari avere informazioni sempre di sicurezza se può andare lì, se diciamo può essere ospitato o meno. A parte questo, volevo dire, il lavoro sul territorio è un lavoro molto complesso. Noi abbiamo fatto già un primo stralcio del PEBA su tutto il territorio di Grottaferrata che coinvolge parte di Viale San Nilo, il corso di Grottaferrata, abbiamo già eliminato diciamo le cose proprio più impellenti che sono al centro, proprio perché i cittadini ci hanno segnalato che, io parlo di cose molto semplici, nel senso che proprio sto a contatto con i cittadini, quindi vi posso illustrare quello che sento direttamente dai nostri cittadini. Avevamo un solo barbiere, per esempio, su 17-18 parrucchieri, barbieri che ci sono a Grottaferrata, che non aveva barriere per entrare. Abbiamo 23-24 bar ancora che non hanno completamente diciamo, un accesso in autonomia, volendo usare il termine che diceva prima il Presidente. Quindi c'è molto da lavorare. Come coinvolgere i privati spesso non è facile, perché l'amministrazione, fortunatamente questa volta abbiamo Mirko Di Bernardo, il Sindaco, che è molto aperto, attento a queste problematiche, e speriamo di veramente in futuro, siamo partiti da poco, di poter fare delle belle cose per il nostro territorio. Collegandoci al progetto che stiamo parlando oggi, sarebbe per noi molto interessante diventare un comune, come altri già che si sono proposti insieme al consorzio, accessibile in autonomia, e quindi portare avanti questo discorso e coinvolgere sia i privati e quello che invece è la pubblica amministrazione da tutti i lavori da eseguire sul territorio. Grazie a tutti. Grazie.